gentlemen.
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo, Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, Artefice di comunione nella carità, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi, la comunità parrocchiale dei Santi Medici qui riunita vive un momento di particolare gioia e solennità, perché accoglie il suo nuovo parroco nella persona del presbitero Don Leonardo Sgobba. Nella successione, nella continuità del ministero, si esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge. Do lettura della nomina a parroco di Don Leonardo Sgobba in questa parrocchia. Al carissimo fratello sacerdote Don Leonardo Sgobba, salute, pace e benedizione in Cristo Gesù Signore nostro. Il carissimo Don Giovanni Bartellotta in questo ultimo anno ha accusato qualche problema di salute e affaticamento, per cui ho pensato di alleggerire il suo zelante lavoro pastorale liberandolo dall'ufficio di arciprete parroco dei Santi Cosma e Damiano in Alberobello e nominandolo vicario episcopale per la vita consacrata e assistente religioso nella casa per anziani Giovanni XXIII in Alberobello. A lui che per 23 anni ha guidato con instancabile e fervente zelo e con competenza e saggezza pastorale la comunità ecclesiale di Alberobello va il mio affettuoso ringraziamento che accomuno a quello dell'intera comunità parrocchiale e dei tantissimi devoti dei Santi Medici Cosma e Damiano, da lui amati, accolti e serviti nel santuario, elevato per sua iniziativa e merito al titolo di Basilica Pontificia Minore. Sono certo che egli, negli uffici che ora gli affido, continuerà a spendersi con rinnovato zelo per la salvezza delle anime e per la maggior gloria di Dio. Dovendo ora provvedere alla nomina di un nuovo pastore, ho pensato di affidare a te, caro Don Leonardo, questo impegnativo ufficio. Adesso ti rendono idoneo la tua fede, la tua competenza, la tua passione pastorale, unitamente alla tua ricca e molteplice esperienza pastorale che hai maturato nei 38 anni di ministero sacerdotale come vicario parrocchiale e come parroco nelle parrocchie Regina Pacis in Monopoli, Sant'Antonio in Polignano a Mare e Santa Maria del Carmine in Pezze di Greco. Sono certo che metterai a frutto, con la grazia dello Spirito, la preparazione spirituale e culturale e le virtù sacerdotali che caratterizzano la tua personalità presbiterale. La carità pastorale, condita da saggezza e prudenza, sia tua guida nell'impegno educativo alla vita buona del Vangelo, in comunione e fraterna collaborazione con le altre comunità e con i presbiteri della zona pastorale. Pertanto, visti i canoni 523 e 524 del Codice di diritto canonico, e tenendo presente la delibera numero 17 della Conferenza Episcopale Italiana in esecuzione del canone 522, in virtù della mia ordinaria autorità, con il presente atto ti nomino arciprete parroco dei Santi Cosma e Damiano in Alberobello. A norma della vigente legislazione canonica e della delibera della Conferenza Episcopale Italiana del 6 settembre 1984, quindi, dal momento in cui sarai immesso nel possesso canonico, ti spetteranno tutti i diritti e i doveri annessi all'ufficio che ti viene affidato per la durata di anni 9.
ti proteggano in questo nuovo ministero pastorale la materna intercessione della Madonna, nostra Madre, e il potente patrocinio dei santi medici Cosma e Damiano. Rinnovandoti la mia pastorale benedizione, imploro sulla tua persona e sulla comunità parrocchiale a te affidata l'abbondanza dei divini favori. Conversano, 27 settembre 2012, festa dei santi Cosma e Damiano, Domenico Padovano, Vescovo. Ripetiamo insieme, rendiamo grazie a Dio. Sii benedetto Dio nostro Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale dei santi medici cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Aspergi il popolo di Dio e venera il Santo Altare. Guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti i santi Cosma e Damiano, patroni di questa comunità parrocchiale. Questa qua sarà
Ti glorifichi la Chiesa, Signore, nel santo ricordo dei martiri Cosma e Damiano. Tu che hai dato loro la corona della gloria, nella tua provvidenza, concedi a noi il conforto della loro protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunziò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede. Al contrario, dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi. Poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. A chi lo teme, si ricorda per sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Oh.
il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Signore, sia nel tuo cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo alcuni dissero: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se io invece scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e se ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla dello scontro tra due regni, il regno del bene e il regno del male.
ci parla della loro lotta mortale e ci parla della vittoria del più forte. È un annuncio drammatico, ci conduce nel cuore del problema più drammatico dell'umanità, il problema del male. L'uomo è un essere in difficoltà, è un essere sconvolto. Tutto cominciò nel momento in cui Adamo ed Eva si accostarono al serpente, allettati dall'idea di sperimentare una nuova libertà, e caddero così sotto il dominio dell'uomo forte, il demonio. Da quel giorno l'uomo è diviso in se stesso, è diviso tra due regni, anzi è egli stesso un regno in sé, diviso, è conteso tra due appartenenze, due richiami lottano nel suo cuore, il richiamo di Dio e il richiamo di Satana. E da quel giorno l'uomo non fa quello che vuole, fa quello che non vuole. Ecco di qui l'infelicità. La causa dei mali dell'uomo non sono gli altri, non è la società. La causa dei suoi mali è nel peccato. Vedete, questa è la situazione umana che fa da sfondo al Vangelo di oggi. Questa è la situazione del regno di Satana che viene ribaltata con la venuta di Gesù. Satana, l'uomo forte, viene legato. È la sua casa, il suo regno è saccheggiato da uno più forte di lui, Gesù. Ecco, con la venuta di Gesù la svolta della storia è decisiva. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Con la venuta di Gesù finisce la nostra schiavitù. Con la venuta di Gesù noi non siamo più prigionieri nella casa dell'uomo forte. Qualcuno è venuto, ha spalancato le porte, ci ha condotto a libertà. Ecco, questo è accaduto con la Pasqua. Morendo, Gesù è penetrato nella casa dell'uomo forte e l'ha vinto, risorgendo. Col battesimo noi siamo stati liberati da Satana, dalle sue seduzioni, per aderire a Cristo nella libertà dei figli di Dio. Se la battaglia tra i due regni è avvenuta con Gesù, la guerra non è finita, la guerra continua. Il demonio continua a insidiare noi battezzati. Scacciato dalla nostra abitazione nel battesimo, lo spirito immondo cerca di rientrarvi continuamente. Perciò la nostra condizione potrebbe essere peggiore della prima. Con la venuta di Gesù, l'uomo forte, il demonio è legato, è come un cane legato alla catena. Chi entra nel raggio della catena non deve meravigliarsi poi dell'assalto del maligno. Basta stare fuori del raggio della catena del demonio, quindi basta essere vigilanti, basta avere gli occhi aperti.
I santuari sono i baluardi, sono le fortezze che si oppongono al male. La presenza dei santuari è preziosa nella vita della Chiesa. Sono luoghi di forte richiamo, attirano un numero crescente di pellegrini, persone che spesso si trovano in situazioni umane e spirituali complesse. Spesso si tratta di persone lontane dalla fede, con debole senso di appartenenza ecclesiale. Ebbene, i santuari sono i segni di Dio, i segni della presenza di Dio, i segni della irruzione di Dio nella storia. Sono luoghi privilegiati in cui l'uomo pellegrino sulla terra fa esperienza della presenza amorevole, salvifica di Dio. Nel santuario l'uomo pellegrino trova uno spazio lontano dagli affanni, dove potersi raccogliere, riacquistare vigore spirituale, riprendere il cammino della vita. E poi sappiamo, al santuario fa capo la pietà popolare, un vero tesoro nella Chiesa e per la Chiesa. La pietà popolare è espressione della fede del popolo, non va ostacolata, non va rigettata, va depurata, va favorita, va orientata. Sì, in passato la pietà popolare era disprezzata, era irrisa, era guardata con occhio accigliato, ma quella ventata illuministica oggi fortunatamente è passata. Oggi la devozione popolare è oggetto di studio, è oggetto di valorizzazione, di riqualificazione. Oggi la pietà popolare continua a vivere, a pulsare, a esprimersi. Paolo VI arriva a dire: la pietà popolare ha certamente i suoi limiti, però essa manifesta una sete di Dio che solo i semplici, solo i poveri possono conoscere. La pietà popolare, dice Paolo VI, è capace di generare pazienza, senso della croce nel quotidiano, distacco, apertura agli altri, devozione. Ecco, ci vuole un lavoro di depurazione. Sì, ci possono essere tracce di superstizione, ci possono essere reliquie pagane, ci possono essere degenerazioni idolatriche. Vanno messe sotto controllo. Ecco, certamente nel santuario si fa esperienza dell'amore di Dio che è pronto a perdonare con misericordia. Perciò nel santuario non devono mancare sacerdoti sempre disponibili ad accogliere, ad ascoltare le confessioni, ad amministrare il sacramento del perdono. I confessori sono il segno, lo strumento dell'amore misericordioso di Dio. Perciò devono essere sempre comprensivi, accoglienti, incoraggianti verso tutti. Ecco, l'Eucaristia
è il cuore della vita del santuario, luogo dove si cerca, dove si ascolta, dove si prega, dove si è guariti da Dio tramite appunto la parola e l'Eucaristia. Qualcuno ha detto: i santuari sono le cliniche dello spirito, sono porti di mare, ci arrivano pellegrini di tutte le età, di tutte le condizioni, con situazioni umane le più diverse, le più complesse. Ecco, fare visita a un santuario può essere un'opportunità preziosa per incontrare Gesù, per avvertire il richiamo della grazia. Perciò ci vuole da parte dei sacerdoti addetti al santuario tanta accoglienza premurosa, tanta diligenza, tanta disponibilità. Sì, niente deve essere lasciato all'improvvisazione. Ebbene, dovendo provvedere al nuovo parroco, a questo santuario, ho pensato di nominare te, Don Leonardo, aiutato da Don Angelo Bosco, da Don Stefano Altavilla. Ho pensato di affidarti questo ufficio tenendo presente la tua fede, la tua competenza, la tua passione pastorale, un'esperienza ricca e molteplice realizzata nei 38 anni di sacerdozio. Sei stato parroco a Regina Pacis in Monopoli, sei stato parroco a Sant'Antonio in Polignano, sei stato parroco a Santa Maria del Carmine in Pezze. Ecco, questa lunga esperienza, questa preparazione spirituale e pastorale dà buon affidamento per questo incarico che ti affido. La carità pastorale, la saggezza ti vedrà impegnato con i sacerdoti della zona con cui devi tessere una pastorale di insieme. E oggi essere parroco significa essere padre, non essere manager, no, essere padre. E per essere padre bisogna essere sposo, cioè innamorato che vive la sua sponsalità con la gente, con la comunità, con la famiglia parrocchiale. E quando si diventa sacerdote, quando si diventa parroco, si può dire che si mette su casa con la gente, si mette su famiglia con la gente, ci si sente sposo della comunità e si vive da sposo. Ecco, prioritario il tocco della sponsalità, ci evita una vita sterile, ci evita una vita infeconda. E la sponsalità esercita un grande fascino sui giovani. Le vocazioni sacerdotali oggi scarseggiano proprio a causa della sponsalità debole di noi preti. Non si può essere padre se non ci si sente sposo, se non si vive da sposo. Quindi meno manager, più padre. Ecco, passare dall'uomo dell'organizzazione al compagno del cammino di crescita. Non cercatori di prestatori d'opera, ma formatori di coscienze, formatori di adulti.
non propagatori di un credo, ma guide spirituali attente, attente più al dolore, meno specialisti di Dio, più cercatori di verità, meno burocrate solitario, ma più padre circondato da figli che collaborano con gioia e con corresponsabilità. Ecco, come vedi, Don Leonardo, oggi non è una presa di possesso, oggi è una presa di servizio. Diventare parroco non è salire un gradino e abbracciare una croce. Sappila portare con gioia. Dai speranza a tutti. Dimenticati per dare agli altri il meglio di te. Costruisci comunione intorno a te. Non disperdere la gente, accoglila. Non predicare te stesso, predica Cristo Gesù. Ama i tuoi fratelli sacerdoti. Gioisci nel lavoro con loro. Sarai aiutato, ecco, nel lavoro di gruppo, nel lavoro in rete, quasi in un gioco di squadra, in vista di una profonda comunione. Ecco, diventando parroco diventi amico di tutti, consigliere spirituale, suggeritore di cose grandi, indicatore di traguardi puliti, annunciatore delle meraviglie di Dio, trasparenza di Gesù. Ecco, la saggezza, la generosità del nuovo pastore giovi al popolo e il progresso del popolo sia la gioia eterna del pastore. Io, sacerdote Leonardo Sgobba, con ferma fede credo e professo tutte e singole le verità che sono contenute nel simbolo della fede, e cioè credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo
siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo pure, con ferma fede, tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa, e che la Chiesa, sia con solenne decisione, sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre, con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto, agli insegnamenti che il Romano Pontefice e il Collegio Episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, anche se non intendano proclamarli con atto definitivo. Emessa il 12 ottobre 2012. La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri ci hanno dato sull'esempio di Cristo, modello di ogni martirio. Preghiamo insieme e diciamo: O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci. Per la Santa Chiesa di Dio, guidata dal nostro Papa Benedetto, perché l'anno della fede che ha avuto inizio sia un momento di grazia e di impegno per una sempre più serena conversione a Dio e sia un momento propizio per dare rinnovato impulso alla missione di tutta la Chiesa per condurre gli uomini dal deserto verso luoghi di vita. Preghiamo. Per il nostro Vescovo Domenico, nella sua missione di sacerdote, maestro e pastore, abbia un cuore vigilante, capace di percepire il linguaggio sommesso di Dio, sappia discernere il vero dall'apparente e sia capace di precedere e indicare la strada alla sequela di Cristo, il vero pastore. Preghiamo. Per Don Leonardo, che oggi inizia il suo ministero pastorale alla guida della nostra comunità, coadiuvato da Don Angelo, perché il Signore li assista nel loro ministero e con il suo spirito di amore li sostenga nelle prove e nelle difficoltà, rendendoli sempre più immagine di Cristo. Preghiamo. Degli apostoli e dei martiri, ascoltaci. Per Don Leonardo e Don Angelo, perché sappiano essere per noi giovani punti di riferimento, sapendo ascoltare le nostre paure e le nostre ansie e testimoniare la bellezza dell'amore di Cristo e per Cristo. Preghiamo. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci. Per le nostre nuove guide, Don Leonardo e Don Angelo, perché per mezzo del loro ministero fortifichino in noi giovani la fede in Gesù Cristo, che è via, verità e vita, conducendoci con la preghiera alla sequela del Maestro. Preghiamo. O Dio degli apostoli. Per la nostra parrocchia, perché Don Leonardo possa trovare in noi una comunità accogliente e operosa, che sappia testimoniare con responsabilità e coraggio il Vangelo di Cristo e condividerne il messaggio di carità. Preghiamo. Per tutto il popolo di Dio, per le diverse necessità del nostro Paese e per noi che partecipiamo a questa Eucaristia,
perché, seguendo l'esempio dei nostri santi patroni, Cosma e Damiano, possiamo progredire sempre più nel cammino di sequela verso Cristo. Preghiamo. Sì, benedetto Signore, per averci dato la compagnia e l'esempio dei santi, tuoi servi ed amici. Per la loro preziosa intercessione, donaci la gioia di percorrere la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen.